sarà un tavolo di negoziato di pace. Io le posso dire che cosa farà il ministro dei trasporti, quali strade ripartiranno, quali ponti verranno messi in sicurezza e quali autostrade e strade verranno terminate. Ma che iniziativa dovrebbe prendere Giorgia Meloni su questo fronte? Secondo me sta facendo il massimo. Secondo me anche su questo sta facendo il massimo. Sta facendo. Che cosa, per esempio, che diciamo porta rapidamente a un tavolo negoziale? L'Italia è tornata protagonista di alcuni dossier, penso anche a quello del Mediterraneo, che è anche collegato a quello che accade in Ucraina, perché anche nel Mediterraneo noi abbiamo lasciato spazio alla Russia, alla Turchia. Quindi ritornare a essere protagonisti ci darà anche più potere. Ripeto, la difesa di un popolo Ministro, aggredito è sacrosanta. Certo, ma quindi da un punto di vista internazionale oggi l'Italia conta di più di quando c'era Draghi? Parlo dello scenario del Mediterraneo, l'ultima missione in Algeria, il fatto che abbiamo rifornimenti di gas, il fatto che il ministro Piantedosi con il ministro Tajani stanno incontrando in Egitto, in Libia, in Tunisia i nostri interlocutori sul